insomma, quelli che non mi amano tanto, che continuano a darmi spiegazioni da prima fetta. Ma le spiegazioni da prima fetta non mi interessano più. Voglio che mi spieghino la settima. Adesso poi vediamo qualche esempio di settima fetta. Cioè, la realtà è questa qui. Tenendo presente che gli stessi rabbini, per esempio, scrivono che la maggior parte di loro, qui è il professor Wexler della American Jewish University di Los Angeles, che scrive in risposta ad una mia mail, dove gli chiedevo delle cose su Abramo, lui mi scrive che most modern biblical, cioè la maggior parte degli studiosi biblisti moderni, pensa che Abramo non sia mai esistito. Loro, rabbini. Non atei o antisemiti, no, loro, rabbini, quelli che studiano veramente la Bibbia e che non si pongono tanti problemi, cioè come dire, cerchiamo di capire veramente. Ecco, pensano che Abramo non sia mai esistito. Not everyone accept, non tutti accettano che Mosè sia esistito. Cioè, per alcuni di loro neppure Mosè è esistito, è un personaggio inventato. Allora, con la Bibbia facciamo finta, che così siamo tutti più tranquilli. Perché se tutti facciamo finta, veramente siamo tutti più tranquilli. Sarebbero più tranquilli che quelli che sulla base della Bibbia controllano le coscienze, sarebbero più tranquilli quelli che sulla base della Bibbia, insomma, fanno ciò che vediamo adesso in Medio, cioè da decenni in Medio Oriente. Insomma, tutti dovrebbero essere più tranquilli. Cioè provare a capire almeno che cosa c'è scritto nella Bibbia, sapendo che dobbiamo far finta che ciò che c'è scritto fosse ciò che è stato scritto in origine, che sia vero. Cioè dobbiamo fare finta un sacco di volte. Tant'è che c'è gente che scrive: ah, ma Biglino sceglie il codice masoretico di Leningrado. No, no. Io lavoro sul codice masoretico di Leningrado senza neanche toccare un puntino, perché loro hanno detto che è quello vero, non io. Cioè, siccome le Bibbie che abbiamo in casa dipendono sostanzialmente da quello lì, perché loro dicono quello è il testo ispirato da Dio, allora io lavoro su quello, avendo la, non dico la certezza, ma la consapevolezza che ci sono grosse probabilità che tra i tanti codici possibili sia il più falso, perché è quello che è stato maggiormente elaborato dai teologi ebrei, sto parlando, non cristiani, sto parlando ancora di teologi ebrei. Poi i cristiani ci hanno messo il loro carico, ovviamente, e continuano a metterlo. Ma proprio quello che è stato elaborato in termini di scrittura, cioè in termini di redazione, quando ne facevano la versione finale. Quindi sono consapevole del fatto che può essere teoricamente il più falso di tutti. Ma siccome mi viene detto che è il più vero, perché è quello ispirato da Dio, io lavoro su quello. E dico, benissimo, andiamo almeno a vedere cosa c'è. Perché se già partiamo dal presupposto, appunto, che siccome è l'ultimo ed è probabilmente il più elaborato, se poi ancora su quello diciamo che quando dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra, beh, signore, farebbe la chiudere, veramente abbassare la saracinesca e dire lasciamo perdere tutto. Il fatto è che non possiamo e non dobbiamo farlo per un semplice motivo, perché comunque, piaccia o non piaccia, da questo libro qui è condizionata direttamente o indirettamente la vita di un paio di miliardi di persone su questo pianeta, almeno di un paio di miliardi di persone. Quindi non possiamo fare finta che non ci sia, dobbiamo prenderne atto, ma almeno capire che cos'è questa roba qui. E adesso poi ne leggeremo di sopra alcune cose. Domande? Sì, una domanda per favore. Questo che lei dice, questa conversazione, lei l'ha fatto, la può fare con persone come lei in ambienti accademici cristiani, ebrei, pubblici, sì, accademici? Sì. Cioè, io la posso fare nel senso che la faccio. Voglio poi dire, le reazioni. Questo dibattito a livello accademico, quanti anni ci sta in questo dibattito, in questi accademici? Perché a un certo punto deve darsi una volta risposta, una certificazione di fatto che c'è un problema. Sì, questo. Allora, che ci sia un problema, questa roba qui sta nascendo, sta venendo fuori decisamente, perché per esempio c'è una parte dell'esegesi ebraica che reagisce durissimamente contro di me, no? Perché ovviamente io tocco la questione di Dio,
Perché ciò che io sto dicendo fino a questo momento è conosciuto da tutti gli studiosi e non c'è nessuno che lo contesta. Perché? Perché la Bibbia è nata così. Tant'è che nel 1958 all'Università Ebraica di Gerusalemme è partito un altro progetto che si chiama Bible Project, gestito dai biblisti israeliani, tutti docenti universitari lì a Gerusalemme e a Tel Aviv, che ha il compito di tentare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine, che nessuno sa qual è. Si sono dati 2 secoli, ci stanno lavorando da 60 anni, più o meno, ci lavoreranno per altri 140 anni, e alla fine avranno una Bibbia forse simile a quella scritta in origine, proprio perché si rendono conto del problema, no? Perché la Bibbia è questa roba qui, quindi qui non parliamo ancora di traduzioni, cioè non siamo neanche alla contestazione sulle traduzioni, ma siamo al modo in cui è stata costruita la Bibbia. Gli studiosi, per esempio, che stanno, tipo che so, il professor Moraldi, eccetera, che stanno facendo i raffronti tra il testo masoretico e i testi di Qumran, evidenziano continuamente tutte queste variazioni, questi cambiamenti, questi inserimenti che nel corso dei secoli sono stati fatti continuamente, perché chiunque ce l'aveva in mano ne faceva ciò che voleva. Quindi questa parte qui che sto dicendo io non può essere, non viene contestata da nessuno perché è un dato di fatto. Semmai il problema nasce nel momento in cui si parla delle traduzioni, quindi del significato della Bibbia. Allora lì il problema viene fuori, ovviamente. Allora il mio editore sta pensando di organizzare un convegno nazionale nel quale sul palco ci saremo io, teologi cattolici, teologi protestanti, teologi ortodossi, teologi ebrei. Alla fine di quella giornata lì, la gente non avrà la verità, perché non ce l'ha nessuno, ma almeno la gente capirà come ciascuno di loro si è costruita la verità. Ok? Sì. Perché tanto la verità... Una domanda è, 2 secoli... Perché? Per darsi il tempo di raccogliere tutto ciò, compresi i frammentini di 1 centimetro, e quindi poterli avere a disposizione per studiarli in tutto il mondo. Cioè tutto ciò che c'è disparso nella Bibbia in tutto il mondo, e quindi si sono dati 2 secoli di tempo. Mi permetto di chiederle un parere suo, il cambiarla magari tra 2 secoli, cambiarla di colpo, magari piano piano, goccia a goccia, cambiarla piano piano nell'arco di un tot di generazioni. Ma qui non si tratta tanto di cambiarla, si tratta di prendere tutto ciò che è disponibile, studiarlo e raffrontarlo per tentare di capire tra tutto ciò che è disponibile quanto è più antico, almeno quanto è più vicino ad una possibile origine. Sapendo appunto che la Bibbia intanto non è un libro, ma è un insieme di libri scritti da decine di autori diversi, tra l'altro ogni libro è scritto da più autori, stato rimaneggiato nei secoli, per esempio la Torah, no? Che è il nucleo della Bibbia, cioè i primi 5 libri, il Pentateuco, è quello che viene attribuito a Mosè, ok? Dalla tradizione. Nessuno studioso dice che la Torah l'ha scritta Mosè, perché tutti sanno che la Torah, quella che abbiamo noi, è stata riscritta dopo il ritorno dall'esilio babilonese, quindi più o meno 900 anni dopo Mosè, facendo finta che Mosè sia esistito. Quindi è stata scritta appunto 8-9 secoli dopo Mosè. Poi la tradizione, che è quella che ci racconta tutta una serie di belle storie, dice la Torah l'ha scritta Mosè. La Torah è stata riscritta ai tempi di Ezra e Neemia, cioè Ezra e Neemia, supponendo che Ezra sia esistito, perché anche quello è messo in forza. Anche quello potrebbe essere un personaggio inventato. Quindi, voglio dire, cercano, con questo progetto, di ricostruire un testo che abbia un minimo di attendibilità in senso di vicinanza ai momenti delle origini. Anche perché la maggior parte delle cose che vengono raccontate nella Bibbia sono avvenute quando non esisteva né il popolo ebraico né la lingua ebraica, e quindi hanno cominciato a scriverle, nella migliore delle ipotesi, 4-5 secoli dopo che sono avvenute,
in alcuni casi, in altri casi mille anni dopo che sono avvenute. Come date, se, per essere precisi più o meno? Allora, date di scrittura. Allora, se hanno cominciato a scriverla, ci dovrebbe essere un frammentino che è il Cantico di Deborah, che potrebbe essere del 9-8 secolo avanti Cristo. Quindi tra il 900 e l'800, un frammentino, tra l'800 e il 900 avanti Cristo. Tutto il resto è stato riscritto. Una parte sicuramente era stata riscritta nel 600 avanti Cristo, al tempo del re Giosia, quando lui fa una riforma religiosa. E dice mai prima fu celebrata una Pasqua come questa, quindi magari in quel momento sta inventando la festa della Pasqua, perché prima non c'era, e dopo il resto è stato scritto dopo. Ma in realtà ciò che abbiamo noi come testi, i più antichi sono del secondo secolo avanti Cristo, cioè del 200 avanti Cristo, i più antichi, alcuni pezzi dei rotoli di Qumran sono di due secoli prima di Cristo, quindi siamo veramente ad una distanza abissale rispetto al periodo in cui gli avvenimenti si sono verificati. Ora, se noi pensiamo a quanto sia possibile a distanza di 60 anni riscrivere la storia della Seconda Guerra Mondiale, con tutta la documentazione che c'è, pensiamo quando lì erano pochissimi che sapevano leggere e scrivere e facevano quello che volevano. No? Scrive per esempio sempre questo professore Ruff e dice, non so, per esempio nel libro dei Proverbi, a un certo punto nei testi più antichi c'è scritto il giusto rimane saldo nella sua integrità. Bene. Quando il libro dei Proverbi è finito nelle mani, diciamo, del sacerdozio di Gerusalemme, in particolare della classe dei farisei che loro credevano nella resurrezione, quel versetto lì l'hanno cambiato. Invece di dire il giusto rimane saldo nella sua integrità, hanno scritto il giusto rimane saldo anche nella sua morte, cioè per far credere che anche dopo morto il giusto rimane saldo. Ma i primi non avevano scritto così. Quindi la Bibbia è questo. Ed è stata scritta, hanno cominciato a scriverla nel momento in cui, come le dice, c'è stata una volontà precisa di trasformare quello che era il politeismo in un monoteismo, e la costituzione di uno Stato, dice, una realtà politica. Facciamo subito l'esempio così ci... Sì, grazie. Allora, nelle Bibbie che abbiamo in casa, la traduzione di questi tre termini qui è fatta per farci pensare, per farci capire, per convincerci che è sempre lui, Dio. Ok? Cioè in ebraico c'è il termine Elion, il termine Elohim e il termine Yahweh. Il termine Elion non è neanche un sostantivo, ma è un determinativo che vuol dire quello che sta sopra, tant'è che spesso viene scritto come El Elion, cioè l'El che sta sopra. El è il singolare di Elohim. Questo qui è un termine plurale e questo rappresenta un grosso problema per i teologi monoteisti. Perché uno dice, ma perché hanno rappresentato con un termine al plurale Dio? E allora lì, da secoli, e continuano, si inventano di tutto per tentare di spiegare questo plurale. Plurale di maestà, plurale di dignità, plurale di astrazione. C'è anche qualcuno che dice, che è un professore, lui sì è professore, io no, anche se c'è qualcuno che si ostina a continuare a chiamarmi così, che dice che Biglino non si accorge neanche di una cosa evidentissima, siccome Biglino inventa le traduzioni, che quando Elohim è usato col verbo al singolare, indica Dio. Quando è usato col verbo al plurale, indica le divinità pagane, cioè gli idoli di pietra. C'è qualcuno che ha una Bibbia? Sì. Genesi 20, 13.